Buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentornati in un nuovo vlog. Sono super entusiasta perché sto andando, uno, ad allenarmi, lo sapete che mi viene, cioè per me è il momento buono della giornata, due, perché domani parto e vado a Napoli, quindi si magna e sono molto contenta. Niente, quindi adesso insomma palestra e poi preparazione zaino, mi lavo i capelli, anzi domattina, mi sa che me ne lavo, tanto parto nel pomeriggio. Però volevo iniziare questo vlog perché tanto, ragazze, metterò delle varie clip. Sia mai che metto delle clip di Napoli? Non lo so, potrebbe essere, non lo so. Perché non prevedo di portarmi dietro la fotocamera, per essere più pratica. Vi aspetto nelle storie, ecco, vi aspetto nelle storie. Questo sicuramente. Vi lascio l'Instagram, Saidori, metterò sicuramente dei post e metterò delle storie. Per cui se non le avete viste, diciamo, al momento giusto, in diretta, per così dire, tanto le lascerò in evidenza in una cartella Napoli, perché Napoli so che merita e quindi farò così, quindi venitemi a trovare. Per il momento volevo però dare l'avvio a questo vlog, quindi mando la sigla, perché è appena arrivato il corriere mi ha consegnato due pacchi, e quindi ho detto, ma sì, apriamo un nuovo vlog, tanto poi ci rivediamo lunedì, perché domani appunto è venerdì e io parto, quindi farò venerdì, sabato e domenica fuori casa e poi lunedì però sono di nuovo qua e quindi completerò il vlog. Scusate, ma ho una ipersalivazione da mascherine che non riesco a stoppare. Peraltro lunedì andiamo dal dottor Bottino a ritirare le ultime mascherine, quindi vediamo. Comunque sigla, perché adesso vi faccio vedere l'unboxing di un pochino di novità. Le novità sono Benefit, che mi ha mandato questo pacco stamattina, c'è scritto Gimme Brow Volumizing Pencil. Sapete che il Gimme Brow è quel mascarino, no? Ora, io ho fatto adesso la dermopigmentazione, quindi spero di non aver bisogno di ritoccare le sopracciglia per un qualche po' di mesi, almeno 6-7 mesi, poi iniziano pian piano a aver bisogno di un ritocco. So che molte ragazze le rinforzano un po' nonostante la dermopigmentazione, vedremo. Comunque, la prima matita sopracciglia con polvere e microfibra ad effetto volumizzante. Molto bene. Alza il volume delle tue sopracciglia. Nuova matita per sopracciglia Gimme Brow più Volumizing Pencil. La prima che unisce polvere e microfibre per sopracciglia più piene e folte. Ok, ok. Mi hanno mandato questo beauty molto carino, che credo che mi sarà molto utile per le mie trasferte. Ormai sono la ragazza con la valigia, vado avanti, André, grazie al cielo, è una cosa che amo molto comunque, quindi va benissimo. E questo è un beauty, guardate che carino, che si può in pratica risvoltare e quindi è molto pratico trovare, ecco, le cose al suo interno, diventa, cioè, questo è molto figo da portare in vacanza, perché poi lo mettete così e lo tenete aperto così, no? Cioè, secondo me è troppo bello. E anche da mettere semplicemente in valigia, se volete avere un portatutto da tenere sul mobile del bagno, magari portate un beauty diverso se qua non ci stanno bene le cose, perché una volta chiuso magari potrebbe non starci tutto, però insomma no, perché è piuttosto voluminoso. Però ecco, anche semplicemente se lo volete utilizzare come cassettina per mettere poi le cose in valigia, vedete, lo mettete piatto, secondo me è una dritta pazzesca, quindi grazie a Benefit. E mi ha mandato appunto il 24 Hour Brow Set, che è uno dei miei prodotti preferiti, lo sapete, ma al momento non lo uso perché non posso usare nulla sulle sopracciglia, però lo amo moltissimo. È un fissatore per le sopracciglia, un loro best seller, quindi me l'hanno rinviato, ma è qualcosa che esiste già da tempo e che io amo moltissimo. Poi questa è la novità, eccola qua, il Gimme Brow Volumizing Pencil. Mi hanno mandato la numerazione 3, che è perfetta per me, e anche questa io purtroppo al momento non la posso provare perché non posso provare nessun prodotto sulle sopracciglia. Però vedete, è una matita non automatica, di solito queste di Benefit erano sempre automatiche, questa invece è da temperare, e dall'altra parte c'è lo spazzolino. Quindi se siete interessati al prodotto passate da Sephora e ve la provate senza problemi. E poi mi hanno mandato questa scatolina che c'è scritto Benefit East 1976, evidentemente esistono dal 1976,
e mi hanno omaggiato di un set di scrunchies molto carino, uno fucsia, uno rosa con le rose fucsia e uno appunto con tutti questi disegnini della, praticamente di questa donnina qua con scritto East 1976, molto molto carino. Peraltro io questo non lo butterò perché ha questo cassettino così e quindi lo utilizzerò per mettere gioiellini come faccio di solito. Poi veniamo all'altro pacco, che invece arriva dalla Roche-Posay, che è una, appunto una bag, una box, non una bag ma una box, con alcune novità del brand appunto di La Roche-Posay, che è Yalu B5 Siero, concentrato rughe riparatore, oltre all'antietà, il potere della riparazione provato dermatologicamente, quindi questo siero qua. Dice l'icona della riparazione, chi lo prova lo ama, il 99% delle persone è soddisfatto. Qua ci sono appunto un po' di review dei clienti insomma soddisfatti che lo recensiscono. Dice appunto: ciao, settembre è il mese dei nuovi progetti e delle ripartenze di buoni propositi. Odio settembre. Hai già pensato ai tuoi? Tra questi non dimenticare di prenderti cura della pelle. Per questo ti abbiamo mandato Yalu B5 Siero, siero con acido ialuronico numero 1 in Italia. Ragazzi, acido ialuronico è sempre benvenuto a casa mia e quindi grazie alla Roche-Posay per farmi provare il prodotto. Acido ialuronico puro, rimpolpante, ad alto peso molecolare e a basso peso, perché sapete che penetra in diversi strati. Quello ad alto peso idrata intensamente, mentre il basso peso penetra più in profondità e riempie le rughe in profondità. Poi vitamina B5 che ripara, acqua termale di La Roche-Posay che appunto è antiradicali liberi, texture fresca e setosa, ripara in un'ora, ripolpa in 4, riduce le rughe in 4 settimane, mattina e sera è il suo utilizzo. Mi hanno poi mandato anche due complementi della linea che sono lo Yalu B5 Occhi, quindi il trattamento antirughe correttivo riparatore, insomma il contorno occhi che è questo tubino qua, e poi il Yalu B5, oddio qua c'è scritto, ok dall'altra era scritto in tedesco presumo, trattamento correttivo antirughe riparatore rimpolpante, quindi presumo che sia siero e successivamente appunto crema, quindi crema, siero e contorno occhi, eccolo qua. Pratico, io le amo quelle in tubetto, le amo più di quelle in vasetto, credo di averlo detto, i vasetti sono molto belli, accattivanti, un po' più lussuosi se vogliamo, però i tubetti sono super igienici e io ho sempre lo stress di avere le mani super pulite, vabbè me le lavo sempre prima della skincare, tutto quello che volete, però il tubetto quando lo portate in giro soprattutto è molto meglio. E quindi niente, grazie alla Roche-Posay per questa box. Io ho già preso i miei Energy Aminos e adesso mi preparo il recovery, quindi grazie anche a Foodspring per essere sempre presente come integrazione nella mia vita. Sapete che sono fissata con quei due prodotti di Foodspring, sono proprio per me il mai senza. E niente, quindi adesso me ne vado in palestra ad allenarmi e noi ci vediamo o dopo, se faccio in tempo, o altrimenti al mio ritorno da Napoli lunedì, non lo so, una delle due, perché se faccio tardi, siccome dopo devo anche cucinare la cena e volevo girare la review del Dyson, se non faccio in tempo ci vediamo lunedì, se no ci vediamo dopo. Ciao! Buongiorno, buongiorno lunedì! Sono appena, ieri sera insomma, tornata da Napoli. Ho fatto i capelli, ragazze. Arriviamo al dunque sui capelli, allora... Punto numero uno, devo andare da Luciano domani, perché praticamente, no, dopo domani, perché praticamente voglio farli tagliare leggermente sulle punte, ma proprio infinitesimale per, diciamo, levare magari quelle punte che si formano, non li taglio da 6 mesi, 7 mesi, così. Poi accorciare leggermente il ciuffo, in modo che venga un pochino più alto di così quando è in piega, adesso mi arriva qua tipo che giri quando è qua, e qua invece si è completamente, vedete, levato, quindi inizia a movimentarsi da sotto il viso e qua non mi piace che sia così attaccato, vorrei un po' di movimento anche qua, vedete, tipo non lo so, così in qualche modo ci siano dei ciuffi più corti insomma che si muovono.
Per il resto mi rifarò fare il taglio e mi rifarò riprendere semplicemente il degradé, che sono passati tanti mesi e quindi si è, diciamo, allungato. Si vede soprattutto, secondo me, da dietro. Vi faccio vedere. Secondo me l'altro giorno che ho fatto le foto a Napoli vedevo che c'era proprio una barratura di scuro un po' troppo lunga, però penso che farò mantenere più o meno queste tonalità di colore, perché valutando il cioccolato, tanti di voi mi hanno detto: Silvia, il cioccolato è bello, ma come dici sempre tu, come, insomma, era il motivo per cui li avevo fatti più chiari, appesantisce i lineamenti dopo una certa età, fa più vecchiezza e quindi ho un po' paura, però mi farò consigliare. Poi magari lo scuriamo soltanto di un pochino, lasciando magari del chiaro sul fondo, non lo so, mi affido, diciamo, a Luciano domani. E quindi questa, insomma, è la prima cosa, colore e taglio, che appunto farò domani. Nel frattempo sto dandomi, non mai detto, mi sto dando il tonico, lo dicono nella zona di Bologna, sbaglio, ragazze? Ho visto molte youtuber bolognesi che dicono: mi do la crema. Io mai detto, non so perché mi sta venendo sta roba. Comunque sto usando il Glow Tonic su tutto il viso. Molte ragazze mi hanno detto che hanno visto che ho delle tipo macchietine qua. Sì, ragazze, ho le lentiggini da sempre, mi vengono appunto queste macchiettine, che sono lentiggini, perché poi mi spariscono appena smetto di prendere il sole, quindi non è che sono macchie, perché la macchia è bastarda, si forma e non se ne va più via. Queste no, sono proprio lentiggini, mi vengono fuori con il sole nel periodo, insomma, estivo, e poi vanno via, e ce le ho sparse qua, soltanto che sono brutte, perché non sono delle belle lentiggini come quelle che poi vanno adesso, che addirittura ci sono i prodotti per farsele, no? Sono un po' così disomogenee, però ce li ho da sempre, da quando ero una bambina, insomma, non è una roba senile. Le macchie sì, quelle tendo a formarle, se non mi proteggessi adeguatamente mi verrebbero le macchie in zona baffi, e poi me ne viene una qua. Mentre tutte queste qua, purtroppo, per fortuna, cioè sono carine ma non mi vengono uniformi, mi piacerebbero anche se mi venissero un po' più spruzzate, però sono un po' più... boh, non lo so, non uniformi. E quindi niente, mi piace tantissimo in questo periodo usare il Glow Tonic. Infatti nella skincare autunnale, nei suggerimenti appunto dei cambiamenti della skincare, nel video che ho fatto di recente, se non l'avete visto ve lo lascio qui, perché secondo me racchiude proprio quello che è il mio pensiero sulla skincare del momento. Più che consigliarvi dei prodotti, vi dico secondo me che cosa è importante fare in questo momento, e quindi, insomma, se vi va di vederlo è lì. E appunto una di queste cose è esfoliare bene il viso con dei prodotti adeguati, come per esempio il Glow Tonic, per uniformare bene la pelle dopo che, insomma, l'abbiamo esposta al sole, quindi si è un po' espessita. Quindi adesso termino l'applicazione dei prodotti. Come sapete, sto terminando vari prodotti, tra cui quelli del dottor Perricone. Volevo dirvi che l'altro giorno nel video vi ho spacchettato i prodotti di YesStyle. Poi oggi ve ne faccio vedere altri, perché mi sono arrivate altre cose. Però lì praticamente avevo spacchettato questa Essence, Heart Leaf Sun Essence 50+, di Habib, che era un brand che mi aveva già mandato anche lo stick, ve lo ricordate, e l'ho usato tantissimo. Ragazze, questa roba qua è fantastica, perché praticamente è super liquida, e quindi non crea per niente spessore quando andate a applicare sul viso. Quindi secondo me è perfetta per tutto il periodo autunno, inverno, eccetera, quando... sì, ci trucchiamo continuamente, quindi comunque non abbiamo bisogno di quella protezione solare magari un po' spessa che si può usare in spiaggia, perché io tipo la metto abbondante, anche se rimango un pochino bianca, vi devo dire che a me non dà noia, perché mi fa anche proprio da schermo fisico, oltre che chimico, cioè ne metto uno stratone. Questa è proprio bella, sottile, da città, sotto il trucco, si assorbe subito, è fantastica. Non ultimo poi è proprio una essence, quindi anche una azione, diciamo, trattante, curativa, cioè trattante, anti-age, eccetera.
Bene, detto questo, adesso termino la skin care, così dopo vi faccio vedere appunto che cosa mi è arrivato di varie cose che sto mettendo a posto e vi racconto anche di Napoli. Ho preso mezzo chilo, non lo so, non mi peso nemmeno, però abbiamo mangiato tante tante cose buone e niente, vi do due... Vi racconto due cose, così se state pensando di andarci, magari può essere utile quello che ho fatto io. Io ho fatto veramente poco, ragazze, perché sono arrivata venerdì sera e sono andata via domenica pomeriggio. Quindi ho sostanzialmente girato pienamente il sabato, la mattina di domenica e la sera del venerdì niente, perché il nostro aereo è partito un'ora e mezzo in ritardo, quindi dovevamo arrivare a metà pomeriggio, siamo arrivati di sera tipo alle 9 all'alloggio, quindi giusto il tempo di andare giù e cenare e tornare su e morire sul letto. Quindi in sostanza abbiamo fatto sabato tutto il giorno e domenica mattina abbiamo pranzato, poi siamo partiti. Quindi ci vediamo fra poco, così termino la skin care e vi racconto di Naples. Ragazze, fatemi sentire meno sola e incompresa, devo ancora svuotare lo zaino di Napoli. C'ho voglia, io odio svuotare lo zaino. Allora, roba sporca. La batteria sostitutiva, il pennarello, non il pennarello, l'evidenziatore, perché quando trovo le cartine nelle città, man mano che cammino evidenzio il percorso che sto facendo in modo da non perdermi, lo porto sempre, mi sembra molto utile. Qua ho appunto il beauty. Quando si parte dall'inate non vi fanno più il controllo liquidi, ma non serve a molto perché poi nella città al contrario ve lo fanno, cioè nel senso da Napoli a Milano ve lo fanno il controllo, però a Milano l'inate è l'unico aeroporto, perlomeno di quelli del milanese, Oriol Serio di Bergamo, Malpensa e l'inate, all'inate non fanno il controllo liquidi, potete portare quello che volete, basta che non superino credo i 100 ml, però non dovete separarli, potete metterli misti, non dovete tirarli fuori, potete portare l'acqua a bordo, però quando tornate comunque dovete separarli, quindi comunque sia la bustina trasparente per poterli separare al ritorno dovete averla. Vabbè, questo era quanto. Anche a Malpensa alcuni check-in, cioè alcuni controlli, non il check-in, alcuni gate non fanno il controllo, altri sì, quindi se capitate in quello che lo fanno dovete essere pronti ad avere la bustina. Vabbè, infatti ho detto ma a che serve. Comunque questo era il beauty dove avevo tutte le varie cose non liquide, appunto perché le ho divise, i pennelli e i trucchi. L'ombrello, perché ragazze alla fine ho dovuto fare uno zaino molto più grande di quello, spazzola e robe varie per i capelli, spazzola pettine, ho dovuto fare una borsa molto più grande di quella che avevo considerato, le caramelle, perché minacciava la pioggia, quindi io avevo deciso di portare solo 4 outfit, che erano 4 vestitini, più i jeans che avevo addosso e un completino fitness nel caso per il ritorno se volevo stare comoda in aereo. Basta, cioè i jeans li avevo addosso, 4 vestitini e un completino fitness qua dentro, che 4 vestitini estivi sono così, quindi avevo lo zaino vuoto, ma in realtà lo zaino era bello pieno perché ho dovuto portare il Kiwi, ho dovuto portare dei cargo, pantaloni nel caso facesse freddo, 2 felpe, insomma più magliettine a maniche lunghe, perché minacciava di far freddo e di piovere. Alla fine non abbiamo beccato una goccia, ha piovuto la mattina del sabato prima che noi uscissimo, alle 9:30 aveva già smesso, noi siamo usciti alle 9:30 a posto, quindi alla fine ho avuto uno zaino metà autunnale, cioè con sia outfit autunnali nel caso avesse fatto freddo, sia quelli estivi, quindi il doppio della roba che dovevo portare, che rottura. Comunque questo è da lavare, era un vestitino, il giubbottino in jeans che ho dovuto portare perché coi vestitini se avesse fatto freddo la sera avrei messo il giubbottino, infatti l'ho usato, mentre ci stava malissimo con gli outfit jeans con jeans, detesto, cioè quando metto i jeans avrei anche il giubbottino di jeans, mi sa questo uniforme tremenda, quindi nel caso appunto di avessi dovuto mettere i jeans, perché gli outfit previsti erano praticamente 3 giorni, allora avevo i jeans addosso, un completino fitness che l'ho tenuto buono appunto come eventuale outfit per girare anziché per tornare soltanto in aereo,
Però appunto ho dovuto portare le felpe che mi piacciono di più abbinate con i jeans o col completino fitness e un giubbottino diverso nel caso dei pantaloni cargo, perché non mi piace il giubbottino di jeans con questi outfit qua, mi piace con i vestitini. Comunque questo per dire che ho dovuto portare più roba, quindi una felpa che è pulita perché non l'ho usata, altra felpa appunto pulita perché non l'ho usata, i pantaloni cargo puliti perché fortunatamente non li ho dovuti usare e le magliettine che appunto avevo portato, sono tre magliettine per i tre giorni, ma fortunatamente appunto non le ho utilizzate. E poi avevo una magliettina di ricambio nel caso appunto ci fosse stato freddo, ma non troppo, l'ho portata a maniche corte, e nel caso avrei messo solo sul Kiway, però appunto come vi ho detto, grazie al cielo ho potuto portare solo, ho potuto usare solo i vestitini. Pigiamino, che vabbè lo vado a lavare perché peraltro qua non sto più utilizzando il pigiamino estivo perché fa già freddo a casa, quindi ho tirato fuori le camicie da notte. Biancheria sporca l'ho messa in questo sacchetto. Ciabattine, ok? Il Kiway non l'ho portato, cioè non l'ho utilizzato. I jeans li ho usati per il viaggio, quindi li lavo. Vestitino 2 usato, lo lavo. Vestitino 3 usato, lo lavo. Vestitino 4 usato, lo lavo. E questo in pratica, più avevo questo qua, perché nel caso in cui avessi usato il completino fitness, la borsettina elegante mi sembrava veramente orribile, e quindi avrei girato per Napoli con il portacellulare e uno zainetto sportivo di Foodspring, di quelli neri, aspetta, quelli piatti, che però ho già messo a posto, mi ero organizzata così. Calzini puliti, perché li ho portati in abbondanza. Integratori, mi è avanzato qualcosa, integratori, basta, il resto non c'è altro, perché questo è tutto quello che ho portato. E adesso ragazze faccio la lavatrice. Era interessante? Non lo so, però così, tanto per fare due chiacchiere con voi, vado a mettere a lavare le cose. Il giubbottino lo metto a posto, è tutto frustato, però vabbè, è stato in valigia. Però questo non l'ho, insomma, l'ho usato poco, quindi comunque non mi sembra il caso di lavarlo. Vediamo se puzza di zaino. No, sa di buono. Quindi questo va così e vado a portare a lavare invece tutta la roba più la biancheria, calzini, mutande, reggiseni. Lavatrice, e noi ci vediamo fra poco perché così vi faccio vedere appunto le cosine che mi sono arrivate. Ci vediamo fra poco. Finito, trucchettino giusto per vedermi a posto, non devo andare da nessuna parte, più tardi andrò in palestra, però così, anche per provare i nuovi prodotti. Infatti ho qualcosa ragazze da consigliarvi, però vi farò un video dei preferiti make up del momento, perché ho un po' di cosine nuove che sto provando. Bene, adesso vi faccio vedere che cosa è arrivato, così metto a posto anche questi nuovi arrivi. Ci facciamo una chiacchiera. Allora, proprio bene sto trucchettino, ragazzi, ormai
questa è la mia face preferita, cioè, non lo so, super semplice, non riesco proprio, proprio più a truccarmi con altri colori, però voglio riprovare l'azzurro profondo, il blu profondo e il verde in autunno, che magari con il marrone degli occhi potrebbe essere carino. Voglio provare, perché magari ci sta e quindi lo proviamo. Peraltro ho appena fatto il video del Dyson, lo sapete, dicendo che i 30 mm sono assolutamente inutili, e invece questa è la piega che ho fatto ieri col 30 mm, secondo me è fighissima. Infatti non si finisce mai di imparare in questa vita, ragazzi. A parte che non mi piace questo lato della testa, questo viene bellissimo. Va bene. Allora, siamo qui riuniti perché devo mettere a posto la cucina. Sono molto contenta oggi perché ho fatto la lavatrice, ragazze. Prima avete visto che ho svuotato lo zaino. Ho messo a posto tutte le cose dello zaino. Ho messo a posto qua in cucina tutto, lavato, lavato per terra, ho lavato il bagno, ho fatto i piatti e adesso devo mettere a posto un pochino di cose ricevute. Peraltro, oltre a metterle a posto, profumerò la casa perché grazie alla collaborazione che ho iniziato qualche tempo fa, sapete che collaboro con Avenmei, loro mi mandano i loro diciamo prodotti e mi hanno mandato un'edizione limitata perfetta per l'autunno. Quindi siccome ho terminato le cosine estive che mi avevano mandato, o meglio sto terminando una delle ultime candele, quella che sapeva proprio di estate, però insomma adesso è giunto il momento di cambiare. Oggi peraltro, ragazzi, fa freddo, io vi vorrei far vedere, prima c'erano 15 gradi qua in casa, adesso fa più caldo, si è scaldata la giornata, però prima c'è freddo e vi faccio vedere. Cioè io ho le pantofole, ragazzi, ho le pantofole, ho la magliettina, avevo la felpa prima, però adesso ho le pantofole, forse le levo perché in questo momento c'è caldo. Vi faccio vedere che cosa ho ricevuto perché sono troppo contenta di questa edizione mega autunnale. Allora, ho messo gli occhiali perché sapete che non ci vedo benissimo a leggere le cose da vicino. Si tratta di 3 candele in edizione limitata. Le trovate anche in una box che si chiama Sweet Treat ed è praticamente tutto super autunnale. Sono il Pinot Noir, adesso ve la faccio vedere, il Strudel Miele, Apple Strudel, e la Bruxelles. Eccole qua. Allora, la Bruxelles è quella ispirata al Belgio ed è praticamente nocciole, cocco e caramello. Ed era... mamma mia! Oh mio Dio! Cioè, qua sembra di star seduti in un bar dove c'è tipo qualcosa di... una pasticceria, ecco, che sa di nocciola. Però è qualcosa... nonostante ci sia il cocco, la nocciola è proprio super autunnale, di quei dolci che sanno appunto di autunno, ma molto caramellosi, ecco, molto la nota predominante secondo me è il caramello, che è anche il colore della candela. È veramente strabuona, ragazze, strabuona. Questa è ispirata al Belgio ed esisteva già l'anno scorso nella versione da 550. Ecco di che cosa sa, sa di waffle. Buonissima, sì, sì, sa di waffle. Invece il Pinot Nero, il Pinot Noir, sa di ribes, lampone e pesca. È molto fruttata, però è come una profumazione che ricorda la vendemmia. Infatti, cioè, guardate il colore del vasetto, sembra proprio di stare in un vigneto attorniato appunto da sentori di frutta. Quindi in un vigneto, quindi c'è secondo me anche il sentore appunto proprio della vendemmia, però anche appunto di lampone, ribes, di frutti rossi. Ecco, i frutti rossi si sentono tantissimo ed è molto molto bella anche la colorazione. Sono colorazioni che comunque richiamano tantissimo l'autunno, il borgogna, il color caramello. E la terza invece, ovviamente, vabbè, se questa non sa di autunno non so cosa potrebbe, perché appunto sa di strudel di mele. Questa è proprio buonissima, però non sono gourmand fastidiose, sono gourmand molto delicate, persistenti, ma giuste nella loro dolcezza, secondo me. Quindi qua si sente tantissimo la mela rossa, la mandorla e il mou. Sono proprio, cioè proprio sembra uno strudel, non c'è niente da fare. Guardate che belli i colori insieme. Questa appunto un po' sull'arancio, questa viola borgogna e questa appunto più sul giallo caramello.
Vi ripeto che c'è una box, se le volete prendere tutte quante, che si chiama Sweet Tree. Io comunque vi lascio in info box il link appunto ai prodotti e anche il codice sconto, che per questa volta è Saidori Mini, e vi dà praticamente il 50% per 2 settimane a partire dal momento in cui pubblicherò appunto questo video. Per 2 settimane avrete lo sconto, e se nel carrello avrete dei prodotti per un minimo d'ordine di 49 euro, oltre allo sconto del 50% potete avere delle candele in omaggio. Esattamente, sono 2 candele mini in omaggio per quello Saidori Mini. Ovviamente le candele le potete scegliere voi a vostro piacimento, diciamo. Io vi faccio vedere queste, però ovviamente potete scegliere dal sito quello che più vi piace e utilizzare appunto il 50% di sconto, esclusi i prodotti che già sono, diciamo, in offerta o in saldo. Per il resto è applicabile su tutto. Adesso io vado a mettere a posto appunto le candele. Ne metterò come al solito una qua in cucina, magari metto quella che sa più di vino, qua in cucina mi ispira di più, e poi ne metto una nel mio piccolo corridoio e una in camera. E diciamo le alterno, mi piace molto perché hanno il tappino. Una cosa che non tollero, ragazze, infatti, è che le candele si riempiano di polvere, mi dà proprio fastidio, perché poi dopo le andiamo a bruciare e c'è la polvere qua. Oltretutto poi, vabbè, non parliamo del fatto che la qualità con cui viene fatta le candele è fondamentale, perché quello che bruciamo poi noi ce lo respiriamo, quindi che venga fatta con materie prime di ottima qualità, e che se noi andiamo a respirare appunto, diciamo, le emissioni della candela, non appunto rischiamo nulla. Questo è molto importante, quindi si comprano solo ed esclusivamente candele di una certa qualità. E dicevo, mi piace molto chiamare il tappino perché non si impolverano, che è una cosa che non sopporto. In questo modo posso anche accenderle in vari punti della casa e magari per alcuni giorni preferire una fragranza, alcuni giorni un'altra, perché tanto poi ci rimetto il tappino e mi rimangono perfettamente chiuse e non si sporcano. Bene, quindi io adesso vado a buttare via i cartoncini e le vado a mettere, così insomma finisco la pulizia e accendo una candela e mi sento già più così, in modalità autunnale. Non sono molto contenta che sia arrivato l'autunno, vi devo dire la verità. Però, vabbè, se proprio, proprio. Diciamo, meglio fare delle cose che ce lo rendono più piacevole. Tipo mangiare delle cose buone, tipo adesso io non vedo l'ora di mangiare le calda arroste. E vabbè, quindi niente, sono contenta. Adesso, ragazzi, invece vi volevo far vedere l'altra cosa che mi è arrivata, che sono queste fotine. E io qua ho fatto una dedica perché le voglio regalare al mio compagno, e praticamente le ho ordinate tramite Octoly, dalla piattaforma Octoly, per una, diciamo, collaborazione con La La Lab. In pratica loro ogni tanto mi fanno scegliere delle foto, e lo sapete che sono anni, 4-5 anni almeno che le faccio, se non di più, perché mi permette appunto di stampare le foto che ho nella gallery, e ogni tanto in questo modo le stampo e non le perdo, le posso riguardare, le posso esporre, posso fare dei collage. Sapete che tipo sopra il letto ho un pannello dove ne ho tantissime appese, e questa volta appunto ho voluto fare un po' di foto che appunto riguardano le foto più belle che abbiamo fatto quest'estate. Che so, questa sono io nella nostra prima uscita, siamo andati a Bellagio, qua eravamo a Stresa, questa è una foto che a lui piace tantissimo, questa qua è una foto che ci siamo fatti a Lampedusa in scooter, ci eravamo appena scesi dallo scooter che abbiamo noleggiato, questo è un tramonto di Lampedusa, insomma sono tantissime foto, credo che la maggior parte voi le abbiate anche viste su Instagram, perché appunto sono foto che io ho pubblicato quasi tutte, se non tutte, su Instagram, almeno quelle che sto vedendo le ho pubblicate assolutamente tutte. Questi sono gli arancini che abbiamo mangiato in aeroporto quando stavamo ripartendo da Lampedusa, così siamo sempre noi a Lampedusa, i nostri piedi, che ormai abbiamo preso questa abitudine di fotografarci i piedi in varie zone appunto d'Italia, quando facciamo dei piccoli viaggi fotografiamo i nostri piedi. Così siamo noi che siamo andati a festeggiare i 2 mesi dal giorno in cui ci eravamo conosciuti, siamo usciti a cena fuori, ci siamo fatti questa foto, insomma sono un pochino di foto che hanno costellato, ecco, la nostra estate, che comunque ho pubblicato sul mio Instagram perché mi piace appunto avere dei ricordi, però poi mi piace tantissimo anche stamparle, insomma poterle. Questa è la foto della discordia che ha suscitato il pandemonio su Instagram per un gluteo che si vede, insomma è successo un casino, però niente, le ho volute stampare perché so che sono tutte foto che lui ama tantissimo, e quindi insomma
le ho volute ordinare, sono molto contenta. Loro fanno sempre dei pacchettini veramente carini, infatti questa volta erano dentro questa bustina che poi io, vabbè, ho arricchito mettendoci, insomma, ho scritto delle cose, una dedica, e ho messo appunto questo, ho ritagliato questo cuoricino dalla scatola che le conteneva, in modo da poterle chiudere tipo sigillo e potergliele appunto regalare. Niente, quindi anche di questo, ovviamente, se vi va, vi lascio il link in info box. Ho anche un codice sconto nel caso vogliate ordinare. Sono velocissimi, l'app è facilissima da utilizzare, ragazzi, ormai la uso da anni. Potete scegliere le foto dalla vostra gallery, dai vostri album, ritagliarle come più vi piace, aggiungere delle scritte sotto in tanti casi, fare dei foto album, fare delle calamite, fare dei calendari, veramente potete fare un sacco di cose con le foto. Però io veramente sono contenta di stamparle, perché mi rimangono lì, ne ho tantissime, e ciclicamente ci tengo, insomma, a stamparle, in modo da poter avere dei bei ricordi da poter riguardare, perché poi alla fine cambiamo telefono, queste foto finirebbero nel dimenticatoio. In questo modo me le tengo sempre lì e sono contenta di poterle guardare. Allora, io in questo momento devo finire dei lavori al computer, dopodiché più tardi andrò sicuramente ad allenarmi. Domani devo andare a fare i capelli, quindi sinceramente vorrei iniziare un nuovo vlog, vorrei portarvi con me per farvi vedere, insomma, come li faccio. Mi avete risposto in tantissime in merito al cioccolato, ha vinto, diciamo, la fazione del il cioccolato è bello, però secondo me indurisce i lineamenti, che proprio era il mio pensiero. Quindi credo che proprio cioccolato non li farò fare, magari, non lo so, terrò una base abbastanza scura così, però insomma lo farò uniformare un po' meglio, in modo da renderli, insomma, più carini, e soprattutto farò aggiustare il taglio. Detto questo, noi ci vediamo più tardi, vi mando un bacio per il momento e niente, ci vediamo dopo, ciao! Allora, eccomi qua, ragazzi, sono appena tornata, sto facendo la brocca d'acqua perché l'ho terminata, l'ho portata in palestra e l'ho terminata, e mi devo fare la doccia, aspettate, diciamo, mi devo fare la doccia, ho appena preso il recovery Aminos in attesa di preparare la cena. Peraltro non ho granché, perché devo fare la spesa, quindi mangerò delle gallette, ho queste qua, e poi ho anche del pane così, pane quello di, sapete, tipo, come si chiamano, i vasa, e qualche bruschetta, insomma, qualcosa di pane ce l'ho, quindi tipo i carboidrati, poi farò del pollo e dei pomodori. Niente di più, perché a parte che ho terminato il mio introito calorico della giornata, perché appunto Napoli è un posto dove si mangia, ragazzi, si mangia tantissimo. Peraltro non vi ho raccontato uno bimba, no? Così, ragazzi, era qua sul tavolo perché ho svuotato un beauty che avevo in borsa e sembra che io tenga gli obbissi sul tavolo. Ho appena svuotato un beauty che devo mettere a posto, ci sono delle pinzette, delle cose, vabbè, giusto perché ero così, che con questo B in mano, insomma, uno dice perché ha lo B in mano, vabbè. E dicevo, non vi ho raccontato di Napoli, però magari ve lo racconto nel vlog che inizio domani. Peraltro domani devo andare insieme a voi, vi porto, faccio qualche ripresa, insomma, dal mio parrucchiere, appunto, non so se su Instagram o sarà nel vlog. Comunque, se mi seguite su Instagram, magari metto le storie, appunto, le trovate quasi sempre quando faccio, appunto, i capelli, ve li faccio vedere, perché siete sempre super curiose di vedere un po' il colore appena fatto, la piega, il taglio, eccetera. Penso che magari farò quantomeno qualche video col cellulare, magari poi lo monto sul vlog prossimo. Beh, comunque, insomma, vi racconterò anche di Napoli. Siamo stati praticamente, come vi ho detto, penso di avervelo già detto, siamo arrivati venerdì sera e quindi siamo andati giusto a cena, abbiamo fatto un giro lì vicino a dove avevamo la casa, nei quartieri spagnoli,
E poi siamo andati a dormire, mentre sabato abbiamo vissuto tutta la giornata appunto un pochino così in giro, abbiamo fatto Spaccanapoli, la Via dei Musicisti, perché il mio compagno ci teneva tantissimo ad andare a vedere dei negozi appunto di chitarra, ce n'è uno super famoso appunto di via, mi pare che si chiami via San Sebastiano, è una via vicina a Spaccanapoli dove appunto si... vendono delle chitarre molto famose, volevo andare a vedere. E poi abbiamo girato appunto in una delle vie, sono sette, che compongono Spaccanapoli, che praticamente è una lunga direttrice pedonale, diciamo, dove che taglia a metà esattamente la città, in senso perpendicolare rispetto al mare. E abbiamo fatto quindi un giro lì e poi siamo andati a vedere Piazza del Plebiscito, il lungomare, e poi appunto siamo tornati a casa e la sera siamo andati a fare la fila in pratica per mangiare la pizza da Michele. Questo più o meno è stato il sabato. La domenica invece partivamo di pomeriggio, quindi ci siamo riusciti di mattina solo ad andare al panorama, Piazzale San Martino mi pare che si chiami, a vedere il Castel Sant'Elmo, molto molto bello, abbiamo fatto un giro lì e poi siamo tornati giù nei quartieri spagnoli, abbiamo pranzato in una trattoria appunto proprio nel cuore dei quartieri, molto molto buona, si chiama Trattoria Speranzella, ve la straconsiglio, se andate a Napoli. Si spende pochissimo, si mangia super cucina napoletana e poi siamo appunto tornati alla casa, abbiamo preso i nostri zaini e siamo andati in aeroporto, quindi veramente una toccata e fuga, e quindi insomma non è che abbiamo visto benissimo Napoli, diciamo che l'abbiamo girata un po' a piedi appunto nel giorno di sabato, mi dimenticavo, abbiamo visto ovviamente anche la galleria che assomiglia molto a quella Vittorio Emanuele appunto di, mi pare che si chiami Umberto lì, però non me lo ricordo, comunque la galleria che assomiglia a quella di Milano, praticamente molto molto simile. Poi abbiamo visto il Teatro San Carlo, abbiamo visto il Maschio Angioino, abbiamo visto la Fontana di Nettuno, cosa abbiamo visto? Poi Piazza del Plebiscito, appunto il lungomare, l'ho detto. E mi pare basta, ragazzi, perché questo più o meno è stato il percorso che abbiamo fatto, sì, da Spaccanapoli, poi abbiamo fatto il giro sul rettifilo o rettifilo, non lo so, un corso lungo che non so se si chiama rettifilo o rettifilo, adesso forse secondo me è rettifilo, mi uccideranno le napoletane, non so dove mettere l'accento, comunque è Corso Umberto se non sbaglio, Corso Umberto si chiama, comunque il corso, quello veramente grandissimo, lunghissimo, che poi appunto riporta a Via Medina, e in Via Medina abbiamo girato per andare verso il mare. E poi da lì invece siamo tornati ai quartieri spagnoli, che noi avevamo proprio la casa in una traversa della via dei negozi, che è la via Toledo, appunto una delle vie principali, appena appena all'inizio di una traversina di via Toledo, appunto dove iniziano i quartieri spagnoli, avevamo la casa in Vico Teatro Nuovo, quindi proprio nel cuore di Monte Calvario. È stata una bellissima esperienza, abbiamo mangiato un sacco di cose, spugliatella riccia, spugliatella liscia, pizza portafoglio, mozzarella di bufala campana a pranzo, lo vedrete nei prossimi reel perché pubblicherò dei reel su Instagram dove vi faccio vedere tutto. Poi abbiamo mangiato gli ziti col sugo alla genovese, abbiamo mangiato la pasta con gli spaghetti con le vongole, abbiamo mangiato alici fritte, pasta e patate con la provola, mezze maniche con sugo di salsiccia e patate, frittura napoletana, polpette al ragù napoletano, e poi cosa abbiamo mangiato, ragazzi? Mi pare basta. Queste sono le cose che abbiamo assaggiato, e la pizza appunto di Michele, direi che la pastiera napoletana abbiamo mangiato. Basta, direi che in un giorno e mezzo è stato sufficiente, credo di aver preso tipo un mezzo chilo buono, però abbiamo camminato tanto perché fino a salire per esempio a Piazzale San Martino e al Castello di Sant'Elmo, che bisogna fare tutti i quartieri spagnoli in salita e poi una grande salita piena di gradini, l'abbiamo fatta tutta a piedi, non siamo andati coi mezzi, ci abbiamo messo circa mezz'ora a fare tutta la salita, più o meno 40 minuti, mezz'ora. E quindi insomma abbiamo bruciato nella giornata di domenica mattina, ma ci è piaciuto molto camminare, assolutamente.
Basta, questa insomma è stata la nostra esperienza di Napoli. Se vi interessa vedere un po' di Napoli, farvi un'idea della città, vi aspetto su Instagram, perché ho già pubblicato un reel e due post di foto, se non sbaglio, sì. Però ne pubblicherò ancora altri, perché ho girato un sacco di pezzi, insomma, super caratteristici della città, e mi fa piacere condividerli con voi, quindi vi aspetto su Instagram. Detto questo, vado a farmi una doccia e poi preparerò appunto la cena. È mezzanotte esatta. Sì, chi fa palestra, ragazzi, torna tardi a casa, perché contate che ho finito di lavorare tra una roba e l'altra alle 9, sono arrivata in palestra alle 9 e mezzo, e quindi se si vuole fare palestra effettivamente il momento serale che molti dedicano, che so, a fare altre cose, a guardare un film, a stare sul divano, uscire con gli amici, eccetera. Io tutte le sere, tranne il fine settimana, lo dedico alla palestra. Quindi questo è per rispondere a delle domande che mi fate, Silvia: quando incastri la palestra? Anche perché molte pensano che magari io abbia un sacco di tempo libero ed è per quello che vado in palestra. No, ragazze, ci vado quando finisco di lavorare, non prima delle 9:30, 10. Se lo incastro di mattina, raramente, vuol dire che la sera sto a casa a lavorare, cioè pospongo le due cose: il lavoro che levo la mattina lo faccio la sera, e lavoro magari anche fino alle 11:30 o mezzanotte. Questo è quanto, giusto perché mi era stato chiesto questa cosa. Quindi è stratardi, ho super fame, però appunto in questi giorni voglio stare bella tranquilla con le calorie, perché ho ingurgitato, immaginate le sfogliatelle, tutta quella roba lì, quanto sono caloriche. Quindi in un giorno e mezzo abbiamo mangiato tanto, contando, sì, un giorno e mezzo più la cena del venerdì da Nennella, la trattoria appunto vicinissima a casa nostra, era sotto casa nostra. Abbiamo fatto questa cosa che non sapevamo assolutamente, che di essere sopra Nennella. Voi dovete sapere che Nennella è famosa perché i camerieri, cioè uno dei camerieri, un addetto insomma alla trattoria, sta fuori col microfono a chiamare la gente, e la lista di prenotazione è anche di 3-4 ore. Noi non abbiamo fatto tantissimo perché avevamo proprio la casa sopra, quindi diciamo che abbiamo avuto il momento, siamo andati al momento giusto, però abbiamo fatto almeno un'oretta di fila. E insomma è molto caratteristica, però ecco, senz'altro. Bene, basta, io vi saluto, spero di avervi tenuto compagnia, vi aspetto su Instagram. Ma se il vlog vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like al video. Noi ci vediamo con un prossimo contenuto prestissimo, perché quantomeno un giorno sì un giorno no sto caricando dei contenuti. Vedremo se magari in ottobre aumentare un po' il contenuto. Io ho visto che ancora per la prima metà di settembre c'era veramente poca gente che ancora era tornata assidua sul canale, e quindi diciamo anche io me la sono un po' presa comoda. Però adesso magari, che so, in ottobre aumenterò un pochino i contenuti, senz'altro. Adesso andiamo su un giorno sì un giorno no, poi vediamo come butta. Quindi vi aspetto con il prossimo video, vi mando un bacio, grazie della compagnia e ci vediamo presto, ciao.